Ciao a tutti dal Ciclista Anonimo e bentornati su Tour de France 2020 per continuare la serie sul Tour de France con la Jumbo-Visma. Siamo arrivati alla 11ª tappa. Dopo 10 tappe siamo in maglia gialla con Primoz Roglic con 57 secondi di vantaggio su Egan Bernal, a 1,45 c'è Quintana, 1,56 Alaphilippe e poi tutti gli altri. Siamo anche in maglia a pois con George Bennett, in maglia verde con Dylan Groenewegen e in testa alla classifica squadre, dato che abbiamo anche Dumoulin e Kruijswijk nella nostra squadra. Andiamo a giocare quindi adesso l'11ª tappa. Tappa per velocisti di 168 km, solo un gran premio della montagna, anche qui si dovrebbe arrivare in volata, sempre se non arriva la fuga. Ovviamente, come abbiamo già detto nelle precedenti tappe, noi non tiriamo per chiudere la fuga, anche perché siamo in maglia verde, quindi se vincono i fuggitivi è buono perché tolgono i punti ai nostri avversari. E soprattutto dobbiamo risparmiare la squadra, quindi i vari De Plus, Martin e George Bennett per le tappe di montagna. E abbiamo anche pochi gregari, dato che abbiamo Roglic, Dumoulin e Kruijswijk e anche Groenewegen ovviamente per fare la volata e Van Aert. Dunque in queste tappe non tiriamo, selezioniamo Groenewegen che purtroppo non viene dato in forma oggi. Quindi cerchiamo di fare il miglior piazzamento possibile per difendere la maglia verde dagli assalti dei vari Gaviria, Viviani e Caleb Ewan. Abbiamo ovviamente anche la carta Wout Van Aert in ogni caso, che però non andiamo in fuga perché la tappa è completamente piatta. Dunque Tony Martin protegge Groenewegen e De Plus protegge come al solito Primoz Roglic. Velocizziamo, andiamo avanti. Esce una fuga e anche in questa fuga ci sono dei corridori ottimi perché c'è Mori, Cereza, Stibar, Valgren, dietro addirittura si sta per aggregare Andre Greipel e anche Prades. Fuga di 6, per noi ovviamente non tiriamo e il fatto che la fuga arrivi sarebbe una buona cosa per noi perché andrebbe a togliere i punti pesanti per quanto riguarda la classifica della maglia verde, quindi non abbiamo alcun interesse a tirare. Il lavoro come al solito lo fanno Lotto Soudal per Caleb Ewan, UAE Emirates per Fernando Gaviria. Magari anche potrebbero tirare qualcuno della Quickstep, della Boro, della Cofidis, ma ovviamente noi assolutamente non mandiamo proprio nessuno a tirare. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Ci stiamo avvicinando allo sprint intermedio, si sprinterà per la settima posizione, cercheremo di fare il miglior piazzamento possibile, sempre per accumulare qualche punticino. Purtroppo Groenewegen non è tanto in forma oggi, gli viene data la freccia rossa, purtroppo. The breakaway will soon fight it out with intermediate sprint. Okay. Sprint. Ci avviciniamo allo sprint intermedio, 4 km. Io direi di iniziare a prendere posizione con Dylan Groenewegen. Qui c'è Bauhaus della Bahrain McLaren, che penso tirerà la volata su Nicole Bradley. C'è questo leggero tratto in salita, anche abbastanza dura, il 5%. Cerchiamo di prendere la ruota di Caleb Ewan, poi Viviani, tutti i migliori sprinter sono qui. Viviani con Christophe Laporte davanti a far da apripista. Anche Jakobsen che tirerà la volata a Sam Bennett.
Ok, 1,8 km. La curva ci conviene prenderla interna. Sì, infatti è così, però rimaniamo un pochino sorpresi perché c'è Christophe Laporte lì davanti. Parte adesso la volata e noi ci facciamo un pochino sorprendere. Andiamo a ruota di Colbrelli, c'è la curva. Purtroppo la sbagliamo un pochino. L'avevamo presa bene, poi lo scontro con Trentin ci ha penalizzato. La vince Bennett, mi vieni davanti a noi. Noi undicesimi, comunque prendiamo 5 punticini. Viviani era secondo a pari punti con Gaviria e supera Gaviria. Quindi Viviani ha superato Gaviria per quanto riguarda la classifica a punti ed è il primo dei nostri inseguitori. Speriamo nel caso arrivi in volata vinca uno tra Bennett e Iwan e non uno tra Gaviria e Viviani che sono i nostri più immediati inseguitori. Dunque, siamo davanti, quindi dobbiamo un attimo mollare e farci riprendere dal gruppo, perfetto così. De Plus è sempre in protezione su Primoz Roglic, mentre Tony Martin deve proteggere Groenewegen. Velocizziamo, ma andiamo avanti, speriamo che la fuga possa arrivare perché andrebbe a togliere punti pesantissimi al resto del gruppo. Abbiamo fatto quella curva senza frenare, avevamo guadagnato, solo che abbiamo sbattuto lì sulle transenne. Questo gioco non è punitivo come nella realtà, perché nella realtà se sbatti le transenne o sbagli una curva, finisci in terra e ti fai anche male. Nel gioco non è così, quindi vale la pena rischiare nelle curve. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Last time check with a breakaway, 1 minute. The breakaway is 20 kilometers from the curtain to this stage. Given their lead, there's very little hope of... Ultimi 13 km con la fuga che mantiene comunque 46 secondi di vantaggio. Non è affatto male. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage. Altri corridori che ci si piantano davanti, purtroppo. Adesso recuperiamo un po' di posizioni. C'è un po' di vento, c'è un po' di vento quest'oggi. Ma la fuga mi sa che oggi invece la riprendono, purtroppo. Purtroppo la fuga la riprendono. C'è questa curva, attenzione. Parte in discesa, proviamo a recuperare un po' di energie. Fuga ancora di 6, 33 secondi. Siamo a ruota di Viviani. Io proverei a dire a Tony Martin di allungare, di attaccare, e a Wout van Aert invece di proteggerci. Ecco, Tony Martin qui davanti potrebbe provare un allungo. Lo vediamo qui, ma purtroppo è chiuso. Dai Tony. Vediamo se il Panzer tedesco riesce a trovare un piccolo buchino per tentare un attacco. C'è da dire che si sta andando forte, 48 all'ora su questo falso piano, quindi non è assolutamente facile fare un'accelerazione. Dai Tony, attacca Tony Martin. Noi intanto qui risaliamo un pochino a ruota di Degenkolb. Vediamo se Tony Martin si muove. Anche Pedersen davanti, il campione del mondo Max Pedersen. Adesso prova finalmente l'accelerazione Tony Martin mentre diamo il gel blu a tutti i nostri corridori, dato che ne hanno assoluto bisogno. Prendiamo anche il gel blu con Dylan Groenewegen. Allunga Tony Martin intanto lì davanti, quindi costringe la Lotto Soudal a fare uno sforzo. Diamo anche il gel rosso a Tony Martin, no, ma ancora non lo può prendere perché purtroppo gli abbiamo dato il blu poco fa. Vediamo se lo può prendere adesso il gel rosso. No, ancora no. La fuga lì davanti. Diamo il gel rosso a Tony Martin, lo può prendere adesso? Sì, stiamo a ruota di Gilbert, anzi no, di De Gent. Tony Martin insiste nella zona, ma adesso si pianta un pochino. Quindi proverei a dire Wout van Aert di tentare un attacco. Vediamo se Wout van Aert si muove. La fuga è proprio lì, 5 km alla conclusione.
fuga che ve la vediamo adesso sta per essere ripresa. Ripresa la fuga, vediamo se parte Wout van Aert. C'è l'allungo di Wout van Aert che salta i fuggitivi. Wout van Aert, attenzione. Attenzione, Wout van Aert salta i fuggitivi. C'è un attimo di esitazione. Parte un UAE, qua tutti si guardano. Diamo assolutamente il gel rosso a Van Aert e ordiniamogli di andare al 110%. Di nuovo stessa tattica che abbiamo usato in altre tappe, anche se adesso mancano 3 km. Attenzione, adesso si accelera, adesso accelerano tutti e noi non possiamo più esitare. Andiamo a ruota di Sonny Colbrelli. Vediamo tutto il gel rosso che abbiamo. Wout van Aert lì davanti. Purtroppo lo vanno a chiudere. Vanno a chiudere Wout van Aert. Lanciano una volata lunghissima. Lanciano una volata lunghissima e ci seminano. Una volata super lunga quella che è stata lanciata. Sono partiti come delle vere e proprie sette. Cioè davvero assurdo. Noi adesso andiamo in rimonta. Vince Ackermann davanti a Gaviria. Ci abbiamo provato ma è andata a male. Non avevamo le gambe con Groenewegen, si è visto. Per questo ci abbiamo provato con Wout van Aert. L'unica cosa positiva è che ha vinto Ackermann e non Fernando Gaviria. Comunque noi ci siamo piazzati, credo, noni, quindi sempre nella top 10 con Van Aert, comunque credo nella top 15. Era giusto provarci con Van Aert perché Groenewegen si è visto, non aveva grosse gambe. Il fatto che ha vinto Ackermann comunque è una cosa buona per me, perché ha tolto punti a Gaviria. Infatti la maglia verde resta a Groenewegen, tutto invariato invece le altre maglie. This result is clearly not up to my expectations. It isn't catastrophic, but when you've got victory in mind, it's obviously a disappointment. La tappa. Pascal Ackermann della Borans-Groe davanti a Gaviria, terzo Viviani, quarto Colbrelli, quinto Trentin, sesto Nasser Buany, settimo Iwan, ottavo Giacomo Nizzolo, tanti italiani nella top 10, solo noni con Groenewegen. Dodicesimi, buona la prestazione di Wout van Aert e poi tutti gli altri a 0 secondi, non si dovrebbe essere staccato nessuno, infatti è così. Andiamo a vedere la classifica generale che ovviamente resta invariata. Classifica dei miglior scalatori, classifica scalatori che resta anche questa invariata. Classifica punti che ci vede in testa, ma si avvicinano Ackermann che sale in seconda posizione, Gaviria e Elia Viviani. Anche Trentin e Colbrelli comunque sono ancora in gioco, quindi c'è una grandissima lotta e Van Aert ha 103 punti. Magari noi possiamo giocare alla doppia carta in questo caso. Maglia bianca resta invariata, classifica squadre sempre non in testa. Bene, il video termina qui. Iscrivetevi al canale del Ciclista Anonimo e lasciate un mi piace se trovate questi video interessanti. E ci vediamo nei prossimi video per continuare la serie. Ciao a tutti!